Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per parlare un attimino di quando Dokkan si sveglia e fa i free to play buoni, forti, anzi, utilizzabili. Attenzione, è la cosa più importante. Parliamo un attimino, no? Quando si svegliano, decidono che l'unica cosa da fare è la violenza e creano i free to play buoni come Vegeta Giant Ape. Allora, Vegeta GT Giant Ape viene fuori da Gogeta Int, ok? Uscì con uno story event di Gogeta Int. È andato a Deza oggi con il data download e ne parliamo un attimino alla veloce. La 12 key è un Raises Attack, non all'infinito, attenzione, per un turno, e Greatly Raises Death per un turno. Ok, va bene, Greatly Raises Death, tenete la considerazione la cosa. Passiva, attack def 120%, additional attack def 50 al lancio della special, additional, scusate, ve la metto qui, ok, additional attack def 120 quando c'è un altro Giant Ape Power category ally on the team, e ce li abbiamo, additional def 50% e high chance di performare un critical hit quando c'è uno Shadow Dragon Saga category enemy, e siamo da Sin. Infine abbiamo guardia a tutti gli attacchi, se gli HP sono 50% superiori. Diventa poi Giant Ape quando si ha 50 o meno percentuale di HP per 2 o 3 turni. Abbiamo un Greatly Raises Attack dal Giant Ape e infine anche la passivina un po', vabbè, nulla di che, però chi più 3 attack 50 vi permette di lanciare le 12 facilmente. Quindi sì, può funzionare come piccolo, nel senso... può annullare le special. Non è a comando, non è a comando, dovete stare sotto d'HP, però va bene. Allora, raga, parte con 189.000 def. Ok, quello non è tantissimo, però la roba ce l'ha anche al lancio, quindi vabbè. Tenuto terzo a girare, in realtà ci può stare, eh. Posso dire proprio la mia tranquillamente. Tenuto terzo a girare ci sta tranquillamente. Adesso lo proviamo. Sì, ok, va a prendere un po' di danni... ripeto, ho tutta la roba al lancio, non lo tenete primo, ma ve lo volevo far giusto vedere un attimino. Però ok, ci può stare quello. Ora ha tirato la special, questo non dovrebbe prendere troppi danni. Ok, è un free to play. Ora, siamo sotto di percentuale di HP, quello ovviamente. Vabbè, non lo volevamo fare al primo turno, quindi ok. Però effettivamente in un G-tiro aiuta tanto sto robo. Perché, ok... c'ha l'additional def 50 egg chance di performare un crit quando c'è uno Shadow Dragon. Però a prescindere, lui c'ha la guardia. E lo sapete com'è la situazione. Quando un PG ha la guardia è un PG che effettivamente può sempre funzionare. Ovvio, ripeto, non è proprio da primo slot. Non abbiamo davanti a noi un Yamcha. Yamcha STR è God. Ok, Yamcha STR è meglio del Dokkan Fest. E fa ridere, però è la verità. Allora, fatemi un attimo, resettiamo un secondo e famo una roba. Resettappiamo un attimino il team e lo giochiamo come... è meglio giocarlo in realtà. Lo teniamo terzo, se abbiamo sotto dal 50% di HP lui si trasforma, ci annulla tutte le cose di Sin, se dura abbastanza turni e via. Proviamo in quel modo. Ok, perfetto, allora... Partiamo. Ecco quello che mi interessava. Questo mi interessava. Tenuto terzo là sotto. Allora, una cosa, non lo vedremo mai con tanti link, ma leggete anche bene. Yeah, sì. Boh, ok, c'ha Saiyan Roar, quindi effettivamente così gli dà Saiyan Roar a Goku, però vabbè. Era giusto un attimo per dire, è ovvio che non linkerà bene con tutti, anzi, linka molto bene con i Vegeta della Saiyan Saga, giusto per dire un attimino la cosa. Linka molto bene con loro. Ah, non ho il key, che palle. GT da solo non aiuta, GT da solo quello non aiuta, è giusto dirlo. Però effettivamente sì, tenuto terzo, è un free to play. Ora, gli avrei dato un buff io sinceramente. Se c'è uno Shadow Dragon Saga category enemy mi dava il buff agli altri. Potevano fare quello. Meglio di avere un crit, a parte che lo buildate comunque ad Eva, attenzione. Va buildato ad Eva, tanto non ve ne frega niente dei danni che va a fare, siamo sinceri. È un buon tank. Se vi tira l'ad, c'ha due Greatly Raises Death, che li sentite per quel turno. Non li butterei via. Ok, son sincero, non li butterei proprio via. Li terrei, sono dei Greatly Raises, aiutano. L'Eva aiuta anche lì. Ok, perfetto, qua intanto entra subito l'addino.
Che dire, funzionicchia, eh? Mi piace abbastanza quella roba. Ripeto, sono un fan di quello. Sono un fan di quello, è un buon PG. È un buon PG, è un buon free to play. È un buon free to play che potete utilizzare tranquillamente. Peccato qua il buff non arriva, ma vabbè. Ho messo Bulma, ovviamente. Ormai raga, Bulma si gioca. Bulma si gioca. No, però, effettivamente parlando, è un buon free to play. Ha il suo ruolo da terzo slot. Terzo slot difensivo aiuta. Non è un buffer, va bene, però è difensivo che vi aiuta. Tanto ottiene tutta la roba al lancio, perché il suo più grande problema per non stare primo è che ottiene tutto al lancio. Additional attack def 50 al lancio, ok? I Greatly Raises, avete visto prima, no? 40.000 quando stava prima dai pugni, poi prendo 80. Ovvio che va bene, ok, Sin Int non fa poi tutti sti gran danni, però comunque anche quando andate da Sin Fisico, ok? Sono 500.000... Con due add post special se la cavicchia bene. Se la cavicchia tranquillamente, raga. Allora, adesso ce lo ribecchiamo nel turno, probabilmente. Sì, ok, va bene. Fatemi giusto vedere un attimino. Fammi in questo modo. Dobbiamo ovviamente mettere a girare lui. Giusto un attimino lo dobbiamo fare. Allora, qua andiamo in questo modo. Qua andiamo in questo modo e siamo a posto. Vorrei tenermi un attimo di orb per dopo. Più che altro perché dopo ho un altro problema. Non abbiamo effettivamente... buono. Ok, special. Dolorosina. Normale. Si può trasformare. Peccato, in realtà non lo vorrei trasformare qua, sono sincero. Lo vorrei trasformare da Sin. Da Sin è più utile la trasformazione. Anche perché qua è proprio... sì, è quarto turno, ci siamo arrivati. Sì, ok. Diventa Giant Ape 50% meno di HP dal quarto turno. Sì, ok, lo trasformiamo. Vabbè, vediamo giusto un turnino per vedere com'è il Giant Ape. Non mi aspetto troppo danno, ovviamente non mi aspetto il danno di anche un piccolo, ovviamente, ok. Però vediamo giusto un attimino com'è. Giusto un attimo per capire quanto vi può essere utile come danno. Però, giusto dire, non è una roba che attivate voi, è una roba che attiva il gioco se sfigate, se scendete da HP. Non è la cosa migliore. Ok, non è la cosa migliore. Ok, eccolo qua, Giant Ape. Le onde Blutz! Oh mio Dio. Credo di non averlo mai visto, sto robo, giuro. Sì, credo di non averla mai vista, sta trasformazione. Ah, carino, ok. Però... Però, il chi più 3 aiuta. Il chi più 3 aiuta, assolutamente. Ah, giusto vedere i danni, giusto vedere un attimino i danni, capire quanto vi può essere utile nei danni. Vediamo giusto sto turno, poi dopo amen. Andiamo un attimo. Ok, 2 milioni, va bene, free to play. Ma... Se fa anche gli add in realtà arriva di più, infatti. Stavo pensando quello. Buildato add in realtà va più che bene. 1,9, fatemi vedere se fa un add. Giusto un secondo, giusto per capire. No, peccato, add pugni. Vediamo il prossimo. 1,97, ok. Fammi un add special, per favore. Non l'ho visto prima, per quello. Ah, peccato. Vabbè, skippiamo un attimino adesso. Ritorniamo al turno normale. Ha fatto due turni, non li ho visto fare l'add. Però va bene comunque. Allora, adesso io me lo vorrei giusto un secondo tenere qui. Giusto un secondo. Qua non ha la guardia, ovviamente. Giusto un attimino. Qua non ha la guardia. Qua si esplode. Ma va bene comunque. Me lo volevo giusto tenere un attimo per dopo. A vedere un secondino come se la reggesse in fisico. Post special soprattutto mi interesserebbe. Che è quello che in realtà mi frega. Post special com'è? Fine. Da sim fisico. Tanto è il boss che effettivamente teniamo in considerazione di più, no? Alla fine dei conti, già arrivare da sim fisico ed è utile, è perfetto. Ripeto, non è a livello Yamcha STR, ok? Yamcha STR è il god dei free to play, ok? È veramente il god dei free to play. Ci ficcate una Bulma LR, perché tanto Bulma LR la giocate dove cacchio volete, non ve ne frega niente che ha lead o non ha lead, non ve ne frega assolutamente niente. Mi mettete quella Bulma, semplicemente funziona. Proprio per quel motivo del semplicemente funziona... Ve ne andate a sbattere, ok? Yamcha diventa così forte per quel motivo.
è così forte, ok? Ecco, abbiamo un bel po' di vita giusto per reggere un pochino. Voglio vedere un attimino come se la cava. Non mi aspetto che tanchi troppo bene per special, quindi gli AOE potrebbero essere un problema, ok? Per quello dicevo che è meglio, giusto un attimino, no? Riuscire ad avere il Giant Ape da sim fisico. Ok, gli togliete gli AOE e tutto, è buono quello. Tanto in due turni riuscite a farla la cosa. Ok, allora, vediamo, eh. Ripeto, non mi aspetto troppo. Cazzo, sono un bel po' lì. Arriva la OE. Cazzo. Arriva. Oh no, che palle. C'è anche Gogeta 4. 226.000 def, ok. Ce lo teniamo qua in mezzo. Sì, il brutto è che non linka bene con molti. Solo quello è il brutto. Dai, teniamolo prima e vediamo. Non me ne frega. Teniamolo prima. Voglio vedere quanto prende pre-pugni. Tanto moriamo da Gogeta 4. Ve lo dico subito, moriamo da lui. Quindi, yeah. Trasformiamolo un attimo giusto per avere anche la damage reduction, ma... su di lui è kaboom. Su di lui è kaboom pesante. Una solo orb. Su di lui è kaboom pesante. Ok, vabbè, amen. Dovrebbe prendere sui 100.000, credo. A 80.000, ok. Ok. Voglio vedere quello post special. Giusto un attimino post special. Quello che dicevo. Quello che dicevo. Post special se lo tanca. Avete il Giant Ape. Ricordatevi, il Giant Ape è magico e tutte le cose, no? Il Giant Ape toglie il turno e tutto. E vi toglie gli AOE, le special e tutto. Quindi sì, se arrivate da Sin sotto al 50, lo trasformate e lui dopo vi tanca tranquillamente. Ripeto, è quel buon PG da terzo slot. Non è Yamcha, ma è un buon PG. E questa è la cosa più importante per i free to play alla fine dei conti. È l'unica cosa che in realtà importa. Free to play devono essere giocabili. Questo è giocabile, è buono. Lo tenete terzo a girare. Soprattutto in GT Hero, che manca roba assolutamente. Anzi, per il GT Hero questo è un ottimo PG. Finalmente si stanno svegliando per il GT Hero. Raga, io direi, finiamo qua con lo showcase, ok? Tanto quello che volevo farvi vedere l'ho fatto. Tanca post special, quindi siete a posto. La special gli farà sempre malino, ovvio che la special gli farà sempre malino. Gli toglie la difesa e tutto, ok? Gli farà sempre malino. Però, ragazzi, ottimo free to play. Arriva probabilmente, se non sbaglio, domani. Ora, gli altri Eza che dovrebbero uscire a Kid Goku e tutto non erano in questo data download. Quindi, boh, probabilmente sono per la seconda parte del Tanabata. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.